Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Giacomo, buonasera Salvatore. Mi prendo qualche minuto, giusto il tempo che si collegino tutti coloro i quali si sono registrati a questa chiacchierata di oggi per fare i doverosi ringraziamenti e saluti agli ospiti e spiegare per chi non ha avuto occasione di seguire il primo webinar del ciclo Virtual Tips. Per ricordare un po' come funziona questo format. Il format è ideato dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo e consiste in una serie di webinar, di chiacchierate, di talk realizzati in maniera virtuale per approfondire insieme e con esperti del settore alcuni trend topic di questo periodo, insomma un po' particolare, complesso, difficile per tutti noi, ma anche ricco di tutta una serie di spunti e di riflessioni da condividere. I ringraziamenti, come dicevo prima, vanno ai responsabili del comitato organizzatore del gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Bergamo, nelle persone di Sara Rosio, Marta Savona e Pietro Salimbeni, e anche alla struttura di Confindustria Bergamo che ci ha aiutato, insomma, nell'infrastrutturazione logistica, anche virtuale, per realizzare queste chiacchierate. Il webinar di oggi avrà una durata, come quello della scorsa volta, di circa un'oretta, dove lasceremo le domande una sezione di Q&A verso la fine, per cui chiedo a tutti quelli che hanno piacere di proporre degli spunti, delle riflessioni o dei quesiti di farlo negli ultimi, diciamo, 20 minuti. Senza ulteriori indugi, entro un po' nel vivo dell'argomento di oggi, salutando gli ospiti, Giacomo Biraghi, responsabile della rinnovazione di Confindustria Bergamo, e Salvatore Maiorana, direttore del Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso. Il titolo di oggi, Digital is the New Normal, vuole riflettere un po', vuole partire un po' da questo concetto di New Normal, che è sostanzialmente una delle nuove parole che abbiamo cominciato a utilizzare nel nostro gergo quotidiano, e che ci raccontano un po' questo scenario che stiamo vivendo, caratterizzato da una serie di cambiamenti che hanno impattato sulla nostra società, sulle nostre aziende e sulle nostre abitudini quotidiane. In questa nuova normalità, sicuramente abbiamo visto tutti che e come il digitale abbia preso un grande spazio all'interno delle nostre abitudini, laddove la tecnologia ci ha permesso di garantire la continuità dei nostri modelli di business, delle nostre relazioni, delle nostre abitudini in questa situazione di emergenza. Allo stesso tempo, però, ha messo in luce anche tutta una serie di aspetti sui quali interrogarci, anche alla luce di quello che sarà lo scenario post-Covid. La tecnologia fine a se stessa ha messo anche in luce tutta una serie di limiti. Pensiamo banalmente alle app per il contact tracing e quant'altro. Così come forse la roadmap di quella che chiamiamo trasformazione digitale, probabilmente anche alla luce di questa emergenza dovrà essere ripensata o rivista alla luce di tutta una serie di nuove priorità e di una rinnovata reattività al cambiamento da parte delle nostre organizzazioni. Per cui il primo stimolo che volevo proporre ai nostri relatori è questo: da una parte approfondire questo concetto di nuova normalità che ha caratterizzato quest'anno, chiedendoci non solo come il digitale sia entrato a gamba tesa con molta forza in questo new normal del 2020, ma anche e soprattutto come sarà la nuova normalità una volta che questa situazione sarà terminata. Volendo fare una sorta di bilancio consuntivo un po' su quest'anno, ma anche preventivo sugli anni a venire, quali tecnologie secondo voi si sono dimostrate davvero utili e quali invece hanno mostrato tutta una serie di debolezze e quindi tutta una serie di necessari ripensamenti?
Grazie Matteo, prendo la parola e intanto per ringraziarti dell'invito a te e al gruppo Giovani di Confindustria per l'opportunità di fare questa chiacchierata stasera. Digital is the new normal mi piace molto come titolo, anche se, come ben sapete, io faccio un mestiere che è in larga parte fisico, per cui la riflessione che mi poni è particolarmente stimolante per chi si deve interrogare sui modelli di business. E parto dal dire che ho la sensazione che la pandemia, ci abbia costretto a prendere consapevolezza di quanto siamo fragili per un verso e di quanta opportunità è nascosta in quello che consideravamo un nice to have, un eventualmente poi ci penso a mettere un po' di digitale in azienda. Ecco, è stata un po' la sveglia, nella maniera più dura possibile, perché purtroppo Bergamo ne è stata la più dolorosa testimone. Ha portato via anche molti dei nostri cari. Detto questo, in un bilancio di che cosa ha funzionato e che cosa poteva andare meglio, beh, chi si era, direi in generale l'atteggiamento nei confronti di questa ondata di difficoltà che ha colpito tutti, ha fatto la differenza. Chi ha saputo reagire adattandosi al cambiamento ha sicuramente affrontato questa fase nella maniera più costruttiva, senza dimenticare che ad ogni grande cambiamento si accompagnano criticità e opportunità, e quindi qualcuno è riuscito a trasformare la criticità in un'opportunità. Moltissime delle nostre aziende non avrebbero mai pensato di avere tanti lavoratori da remoto, e quindi le cose che hanno funzionato dal mio punto di vista sono state la veloce capacità di adeguarsi ai sistemi di telelavoro, di lavoro a distanza, la penetrazione straordinaria che questi sistemi con cui oggi facciamo la nostra chiacchierata ormai fanno parte delle nostre abitudini, e le cose che forse hanno funzionato di meno. O perlomeno i limiti che sono stati messi a nudo sono di una digitalizzazione che non è nel nostro paese né uniforme né sufficiente, anche dove è abbondante, perché la stessa Milano, mi è toccato lavorare da Milano dove abito, e a Milano avevamo problemi di connessione, ma questa cosa qui da un punto di vista sistemico un paese non se lo può permettere, bisogna capire che deve arrivare. La cosa che a mio avviso distingue chi vince e chi perde, se vogliamo, in questa battaglia verso la nuova normalità. Dicevo, per me l'atteggiamento, perché ho notato che alcuni imprenditori, aziende, sistemi, organizzazioni hanno un po' puntato i piedi tentando di resistere all'ondata, cercando di recuperare il terreno che c'era prima dell'ondata, senza capire che l'ondata ha cambiato proprio il terreno. Quindi non andava. Non bisognava aggrapparsi alla vecchia normalità, ma bisognava, se volete, in qualche modo surfare con l'onda, cercare di non lasciarsi travolgere, ma di stare sull'onda. E quindi chi ha vinto invece ha saputo cambiare i sistemi di produzione, cambiare i sistemi di sourcing, riorganizzare le proprie reti. E mediamente chi riesce a fare questo è chi esercita questo tipo di capacità di adattarsi durante la loro vita di tutti i giorni, anche quando non arriva l'ondata. Poi Giacomo ce lo racconterà, ma l'esperienza di molte aziende, anche bergamasche, che a ridosso della crisi hanno riorganizzato una parte del loro assetto produttivo per reagire alla crisi, è una testimonianza di come chi sa essere reattivo rimane a surfare quell'onda. No, non vorrei fare un monologo, quindi passo un attimo la parola a Giacomo che magari ci dà qualche spunto in più. Certo, no, ringrazio tutti, il mitico gruppo giovani di Confindustria Bergamo che ci dà sempre stimoli, ci dà sempre occasioni di riflettere e Salvatore col quale mi fa piacere colloquiare nei prossimi minuti e poi aspetto anche le vostre domande sulla sezione dedicata qui in Zoom. Sì, ha ragione Salvatore, io oggi ho partecipato alla presentazione, così vi do qualche numero. Farò oggi questo compito un po' di raccontare e dare spunti numerici o esempi concreti. Il rapporto Union Camere Lombardia sulla produzione industriale, sul digitale, un po' di dati freschi e a corroborare quello che
diceva bene Salvatore, introduceva Matteo, c'è un bellissimo deep dive, un bellissimo approfondimento su come la produzione industriale in questi ultimi 9 mesi si è evoluta, divisa però per settori, con una metodologia che identifica, diciamo, le aziende di alta tecnologia, le aziende che hanno un'alta specializzazione e le aziende tradizionali, mettiamola così. È una metodologia, si chiama PAVIT, con 2T, se volete andare su Wikipedia a capire un po' cos'è, però nella sostanza cosa dice? Che le aziende tradizionali hanno avuto una decrescita di output produttivo evidente da 100 a 60 durante il primo lockdown e sono risalite con la famosa V, i dati si fermano al 30 settembre, a un dato intorno al 93, ok? Quindi 100, 60, 93. Le aziende invece con alta tecnologia o specializzate, prendiamo quelle con alta tecnologia, hanno avuto una discesa bassissima intorno al 95 e adesso sono diciamo rimbalzate con questa V a circa 110-112 e questo vale anche per le specializzate. Cosa voglio dire? Salvatore parlava di surfare, ecco, anche i numeri ci dicono che in realtà chi era già pronto, chi ha già fatto un percorso, poi lo vedremo, sui temi dell'innovazione, della digitalizzazione, della tecnologia, è stato capace di rispondere meglio e di conservare o addirittura adesso incrementare un dato che è quello della produzione industriale, che però è una proxy, un'approssimazione in generale della salute di quell'azienda. Quindi il mio osservatorio mi dice che, citava Salvatore Milano, siamo a Bergamo, lato industriale, parzialmente più fortunati, perché abbiamo un grosso tessuto economico di piccole e medie imprese molto vocate alla tecnologia, molto vocata all'export, quindi in un sistema competitivo, come dire, brutale, dove o funzioni o non vieni comprato, e questo tessuto economico più industriale, più B2B, più tecnologico, più specializzato, più vocato all'export, rispetto a una Milano, per esempio, più o una Roma, più legata a servizi o a, nel caso di Roma, pubblica amministrazione, quindi meno competitivo, più mercato nazionale, abbiamo saputo resistere di più. Quindi questo è un po' il mio commento iniziale su il Covid e le tecnologie, un surfare che anche i numeri ci dicono è stato molto, molto positivo. Alla point break. Tra l'altro, su questo tema, insomma, del digital assessment da parte della nostra impresa, del nostro territorio, so che ci sono state e ci sono tuttora tutta una serie di iniziative portate avanti, per esempio, dal Digital Innovation Hub, che in qualche modo cerca di accompagnare le aziende nei loro processi di trasformazione digitale verso quella che è l'impresa del futuro, quella che viene chiamata Connected Enterprises, per cui un'impresa che in qualche modo ha una forte ossatura tecnologica per avere una forte connessione con i propri stakeholder interni, ma anche tutta una serie di opportunità che nascono dal digitale per avere più feeling con quello che è il mercato, con quello che è la capacità di velocizzare i cicli produttivi e i cicli di vendita e quant'altro. Magari anche su questo, Giacomo, puoi darci qualche spunto, qualche dato alla luce della mappatura del Digital Innovation Hub di Bergamo. Certo, e poi sono curioso appunto dei commenti di Salvatore su questo. Da 3 anni esiste in continuità col piano Industria 4.0 nazionale e europeo una rete di Digital Innovation Hub e di Competence Center sul territorio. Noi abbiamo un'antenna del Digital Innovation Hub Lombardo, un'associazione che vede Chilometro Rosso, Università di Bergamo, e l'Intesa, Banca Intesa e Confindustria Bergamo, fondatori dell'antenna appunto del territorio. Cosa facciamo? E usateci in questo senso. Facciamo
la digitalizzazione di base, qualcuno dice il medico di base della digitalizzazione per le imprese, con alcuni eventi di consapevolezza digitale e soprattutto con un questionario, un check-up, un assessment svolto e studiato dal Politecnico di Milano e da Assoconsult, un 115 domande che andiamo ad erogare e chiunque di voi vuole chiamarci a farlo, siamo disponibili gratuitamente a farlo, e si va a capire il grado di digitalizzazione dell'impresa in una sorta di autovalutazione guidata, che però non va solo a vedere un settore verticale dell'impresa, ma guarda l'impresa nella sua totalità. Dopo 2 anni di lavoro siamo riusciti a mappare un 10% delle imprese associate a Confindustria, o diciamo un centinaio di imprese a Bergamo, comincia a essere un dato significativo, sono circa 800 a livello nazionale, 300 a livello lombardo, e vi posso snocciolare, diciamo, non dei numeri che poi ci perdiamo in questa modalità webinar, ma dei concetti che derivano da questi numeri, in modo che anche Salvatore possa commentare. Cosa viene fuori, in sostanza, da questa centinaio di profondi assessment, durano 4 ore, sono diciamo molto approfonditi su appunto più di 100 domande, cosa viene fuori? Che il tessuto industriale bergamasco sulla digitalizzazione è molto forte negli aspetti interni, per dire ha dei numeri vicini al 3, che è un dato ottimo, su 5, nella produzione. Immaginiamo tutti gli investimenti industria 4.0 di sensorizzazione, anche spinti dagli incentivi fiscali che provengono anch'essi dal piano industria 4.0. È molto forte nella qualità, questo è un retaggio anche di un lavoro fatto sulle norme e sulla qualità, sulla lean, sul modo di progettare bene la fabbrica che va avanti a Bergamo da anni. È molto forte sulla ricerca e sviluppo e sulla manutenzione. Quello che invece è un po' più debole, e quindi è più verso il 2 in una scala da 1 a 5, è il grado di digitalizzazione e di innovazione su ciò che è diciamo la relazione verso l'esterno dell'azienda industriale. Quindi se guardiamo al marketing, se guardiamo alla supply chain e alla logistica, questa capacità digitale di sensori, di gestione dei dati, di remotizzazione, è meno spiccata. Quando si tratta, insomma, di dialogare con attori esterni, abbiamo notato con questi primi assessment che siamo un pochino più indietro. Allora, consegno a Salvatore queste elaborazioni che lo vedono co-associato al Digital Innovation Hub Lombardia Antenna Bergamo per una riflessione anche dal suo osservatorio che vede nel chilometro rosso un centro che ha una visibilità anche nazionale. Prego. Grazie, mi dai intanto l'occasione, grazie Matteo e Giacomo, di ringraziare ancora una volta Confindustria, il lavoro eccezionale che Giacomo con gli altri fa sul digital, perché da bravo ingegnere cresciamo con la convinzione che ci sia un approccio per risolvere quasi tutti i problemi, e molto spesso lo facciamo con un taglio ingegneristico. Beh, questo è uno dei casi in cui apprezzo moltissimo, ed è uno dei motivi per cui siamo diventati e ci tenevamo moltissimo tra i promotori di questa iniziativa, il meccanismo della misuralo, perché se non lo misuri non lo conosci, se non lo conosci non lo puoi affrontare, e pertanto il digital è il primo pezzo di un percorso che è scientifico. E adottare, non dico che non succeda mai, ma diciamo che sono rari i casi in cui sul piano sistemico l'Italia si sia dotata di meccanismi con approccio tecnico-scientifico come quello che stiamo vivendo con il piano Industria 4.0. Ci piace moltissimo, e tant'è che, Giacomo ce lo racconta, viene fuori una fotografia che ci aspettavamo. Anche su Bergamo siamo veramente bravi a fare il nostro prodotto. Tecnologicamente siamo l'invidia dei tedeschi. Ho visto tedeschi venire a Bergamo a dirci: quando abbiamo un problema chiamiamo gli italiani, non riusciamo a venirne a capo spesso da soli. Siamo straordinari a inventare cose nuove, stiamo davanti alla concorrenza mondiale perché riusciamo a fare le cose meglio, in maniera più furba, più efficiente, più
e più con maggior successo sul mercato. È verissimo che poi le cose belle che sappiamo fare le raccontiamo male. Noi abbiamo il difetto nazionale diffuso e purtroppo questo spaccato che il digital ci restituisce conferma un po' questo dato. Abbiamo il difetto di non saper raccontare quanto siamo bravi, di dire a noi stessi che non siamo abbastanza bravi come gli altri, quando poi gli altri ci guardano dall'esterno risultiamo meglio di quello che non sembreremmo. Ecco, questo dato si ricollega con il commento iniziale che Matteo faceva. La Connected Enterprise in un tempo di crisi è diventata non solo un'esigenza, ma la risposta efficace. Diventi nodo di una rete di relazioni, le supply chain, le catene di fornitori e di clienti e di centri di ricerca con cui sviluppi in maniera distribuita un asset che è il know-how dell'impresa distribuita, beh, queste reti resistono molto meglio del singolo nodo da solo. E pertanto il messaggio che noi dovremmo registrare, fare nostro e sviluppare in maniera sistemica è che basta diventare i piccoli campioni del campionato dei pochi. Bisogna essere un pezzo di una squadra che vince il campionato dei grandi. L'Italia è fatta di realtà straordinarie che riescono, se si mettono assieme, a vincere su tutti i mercati. Adesso oggi noi abbiamo una grandissima competenza, ma se non ci mettiamo assieme anche in maniera digitale, il digitale è un acceleratore di questi meccanismi, patiremo e continueremo a patire la pressione di mercati che sono più grossi dei nostri e che spesso, grazie alla loro robustezza, ci sottraggono il valore aggiunto. Il confronto, ma questo è noto, tra un'ottima impresa bergamasca e un'ottima impresa del Baden-Württemberg è che loro lasciano i loro lavoratori maggior valore aggiunto di quanto noi riusciamo a fare con i nostri. Secondo me non è giusto, perché la qualità del nostro lavoro non ha niente da invidiare, dovremmo recuperare, e fare rete anche con i sistemi digitali ci aiuterà a recuperare produttività e valore aggiunto. Ora raccolgo una parte di quello che dicevi, anche riagganciandomi a uno stimolo che ci è giunto via chat da parte di Matteo Vavassori, chiedendovi, visto che si parla insomma di sistema o di ecosistema industriale che comunque è chiamato a mettersi così, a fare un po' forza per competere in uno scenario globale, quanto influisce la dimensione delle aziende nel processo di trasformazione digitale? Beh, posso darti la mia sensazione, ma credo che Giacomo, con i dati che ha davanti, potrà confermarlo. È evidente che più è grande, più è capace di affrontare i temi della digitalizzazione per esigenza, per disponibilità di risorse umane e anche finanziarie. E quindi credo che ci sia una reale correlazione tra dimensione dell'azienda e capacità di trasformare in termini digitali. Però non creiamoci delle scuse. Oggi la digitalizzazione è possibile anche in aziende piccole, senza grandi o particolari aggravi. Quello che non passa nelle aziende piccole, scusatemi, sarò brutale, ma certe volte serve, è che non si percepisce a livello del management l'esigenza di trasformare il proprio business. Se tanto l'abbiamo sempre fatto così, troveremo il modo di farlo. Non è più il tempo, bisogna creare filiere coordinate che non sono necessariamente nel perimetro della tua azienda. Bisogna aprirsi e condividere strategie con chi è dall'altro lato della strada o a 10.000 chilometri perché è su un altro continente. È quello che bisogna andarsi a conquistare. Concordo in pieno e aggiungo un dato quantitativo, perché gli assessment che abbiamo conosciuto qualche minuto fa, che come Digital Innovation Hub Lombardia Bergamo eroghiamo alle singole aziende, abbiamo cominciato anche a farlo in una logica di filiera. Cosa vuol dire? Facciamo l'assessment a una grande azienda, pensiamo al caso di Ansaldo Energia, di ABB o di Leonardo, e poi costruiamo insieme alla grande azienda la rete di fornitori strategici, che possono essere anche micro o piccole aziende, e eroghiamo anche a loro gli assessment digitali
e cerchiamo di leggere i risultati sia singolarmente, come abbiamo fatto prima su tutte le varie dimensioni, che in una logica di filiera, perché è chiaro che la maturità digitale del fornitore strategico è condizione necessaria per poter instaurare un collegamento digitale con il capofiliera. Cosa vediamo nei tre casi che ho descritto, quello di ABB che si è incentrato sulla fabbrica Faro di Dalmine, è stato poi erogato direttamente da noi, e negli altri casi di Ansaldo Energia di Leonardo abbiamo fatto gli assessment sui fornitori strategici bergamaschi. Cosa viene fuori? Viene fuori sicuramente quello che dice Salvatore, cioè è chiaro che la multinazionale, la grande azienda italiana, ha una capacità di porre una roadmap digitale pervasiva e a volte anche anticipatrice di alcuni trend, pensiamo alla stampa 3D o l'intelligenza artificiale o il quantum computing. Ma a volte abbiamo visto come piccole aziende possono insegnare su alcuni pezzi digitali quello che magari le grandi aziende per un procurement complicato, legittimamente, per delle burocrazie interne e una, diciamo, elefantiasi di processi naturale, non erano stati capaci di affrontare. Faccio l'esempio ancora una volta dell'intelligenza artificiale o dei big data. Le grandi aziende a volte imparano con questa attività di assessment dai piccoli fornitori che è importante partire dalla qualità del dato e magari rinunciare o selezionare i progetti di intelligenza artificiale di lettura dei dati all'inizio. Invece le grandi aziende fanno, diciamo, un progetto magari di un anno investendo tante risorse quando avrebbero potuto stoppare dall'inizio perché su quel tipo di attività, per esempio, i dati non erano disponibili. Vale anche per la stampa 3D o per altre innovazioni di nicchia. Quindi sì, l'aspetto dimensionale è legato alla capacità innovativa, ma a volte il piccolo insegna al grande. Tra l'altro introduci un tema che è molto interessante e ben si sposa bene con la riflessione a tutto tondo che stiamo facendo, che è quello dell'open innovation, cioè la possibilità di un'azienda di andare un po' a cercare o costruire dei nuovi prodotti, servizi, utilizzando delle tecnologie abilitanti, magari sviluppate dal mondo della ricerca o delle startup innovative. Salvatore è un po' il maestro dell'open innovation, il chilometro rosso è nato un po' per questo. Quindi. Tra l'altro, Salvatore, volevo coinvolgerti proprio su questo tema delle nuove industrie, insomma, legate allo sviluppo di nuova tecnologia, sapendo che tra le tante cose sei anche partner di Eureka, che è un fondo di investimento legato a progetti appunto di trasferimento tecnologico focalizzati sulle deep tech, insomma sulle tecnologie più d'avanguardia e più avveniristiche. Quello che volevo chiederti è se magari mi piacere di condividere una tua vision su quelle che possono essere le tecnologie abilitanti più interessanti sulle quali state investendo e quali pensi siano le nuove industrie che così caratterizzeranno o trascineranno l'innovazione nei prossimi anni. Grazie. Per rispondere a Giacomo, non sono il maestro, sono il servitore dell'Open Innovation, scherzi qua, siamo portatori d'acqua. Allora, sì, ti posso dire che il nostro punto di vista, prima cosa, Open Innovation è un termine utilizzato a ripetizione, si ascolta moltissimo. Non so quanti di noi abbiano fatto l'esercizio di fermarsi a pensare che cosa volesse veramente dire. Per non lasciarlo un termine vuoto, noi l'abbiamo definito nella chiacchierata di oggi un sistema di rete, nodi di rete interconnesse, insomma, vuol dire lavorare con gli altri e far funzionare le cose. Come chilometro rosso lo abbiamo nella missione che l'ingegner Bombassei aveva sin da quando decise di creare questo luogo dove aziende e centri di ricerca si sarebbero parlate, si sarebbero scambiate informazioni. Questo mi porta felicemente a progettare iniziative che mirano a rompere i confini del faccio in casa mia e forzano la gente a uscire dalla loro comfort zone, quindi a creare dei tavoli
E qua di nuovo Confindustria mi è testimone, Giacomo ha combattuto queste battaglie, siamo arrivati a costruire un laboratorio congiunto con 9 imprese tra loro molto diverse, facendo in modo che ognuno lasciasse sul tavolo un po' del proprio beneficio immediato per guardare a un miglior beneficio comune che sarebbe arrivato di lì a qualche anno. E questa è l'esperienza del Join Lab, magari questa, se hai piacere puoi dire due parole, Giacomo, che è molto simpatica. La visione che io posso condividere, la mia personale lettura, effettivamente ho un punto di osservazione privilegiato perché non solo come chilometro rosso intercetto le esigenze di molte aziende, piccole, medie, anche molto grandi, e come Eureka invece entro nei centri di ricerca del nostro paese e vado a valutare quali siano in embrione le nuove tecnologie che possono uscire da lì. Eureka è un fondo investimento in startup innovative nella fase di very early stage, quindi molto giovane. Posso dirti che non vedo nuove industries, perlomeno forse questa è la mia miopia, ma vedo industries vecchie trasformarsi. Il mondo dell'energia, ad esempio, comincia a fare i conti con dei metodi e dei sistemi di produzione e consumo distribuiti, con oggetti che useranno l'energia in maniera diversa e pervasiva, capillare, e quindi le tecnologie che vanno nella direzione di servire la società del futuro dovranno, per esempio, portare energia da produrre e consumare in mobilità, e tutto ciò che si trascina dietro è non solo una revisione dell'asset tecnologico, ma dei modelli di servizio, dei modelli di maintenance, delle filiere commerciali. Quindi questo è un settore che ha fatto salvo per le grandi installazioni produttive che dovranno continuare a prendere l'elettricità nella stessa maniera di ieri, spero sempre meno, ma insomma, comunque un cavo per una fonderia dovremmo vederlo naturalmente. Ci sono moltissimi casi in cui l'energia cambia il suo modo di arrivare. Noi stessi abbiamo fatto un investimento nel mettere a punto una stazione di additive manufacturing dentro Chilometro Rosso perché crediamo che bisogna insegnare alle aziende a guardare a un metodo nuovo per progettare le loro pezzi e componenti. Non crediamo che sia da solo l'elemento che stravolge il sistema manifatturiero, ma crediamo che molti elementi di questo processo di digitalizzazione dell'impresa passi per nuovi metodi per produrre i materiali. E quindi crediamo di poter fare esperienza insieme alle aziende del territorio su come portare l'additive manufacturing nelle imprese di tutti i giorni. L'ultimo, potremmo stare 2 giorni a parlarne ovviamente, ma se devo scegliere l'ultimo macro elemento che trovo fondamentale e indispensabile, è quel pool di competenze che aprirà alla raccolta, pulizia e gestione intelligente dei dati, spesso sotto l'unico cappello di intelligenza artificiale, che è un ombrello molto ampio sotto cui ci sono moltissime cose. Beh, quella dimensione lì effettivamente cambierà la vita di tutti noi, lo sta già facendo in molte parti, non ci sarà una sola impresa che potrà prescindere dal contemplare il proprio business al di fuori dello spazio aziendale, perché il dato di cui hai bisogno non è un dato nativo in azienda e quindi deve essere open per definizione, altrimenti non capisci che fine fa il tuo prodotto, in che modo viene usato, da chi viene usato, quali sono le componenti che cambieranno la dinamica di creazione e di scambio del tuo prodotto finale. E questo sarà un motore potentissimo che spingerà verso l'open innovation per chi non sta a bordo purtroppo perde il treno, quindi come dire non è un se, forse è un quando, e il quando è praticamente oggi, dobbiamo partire. Assolutamente, questo senso di urgenza deve esserci, c'era, così vi cito un'altra cosa interessante, un articolo oggi che sul Corriere che parla del grande salto in avanti di ricerca e innovazione, che ci dice appunto come in realtà questo momento di pandemia
anche sotto la tragedia degli elementi di grande cambiamento positivo. E appunto, se leggete l'articolo di Taino di oggi, di Rino Taino, cita chiaramente la robotica, cita l'intelligenza artificiale, cita la realtà aumentata e quello che viene chiamato l'industrial smart working, che è lo smart working che si può fare non solo negli uffici, ma anche nella fabbrica, la remotizzazione del controllo delle linee di produzione. Ecco, su questo e su tutte queste ambiti, come Confindustria Bergamo, insieme a una eccellenza del nostro territorio qual è il consorzio Intelimec, che insieme al chilometro rosso nel quale Confindustria Bergamo si situa da gennaio di quest'anno, abbiamo in effetti cercato di accelerare dei percorsi di ricerca per competitiva insieme di Open Innovation, quindi con questo nuovo tag qual è il consorzio Intelimec, aggiungendo, citava Salvatore, nuovi contenuti fatti insieme ad altri, e questo è il laboratorio congiunto Intelimec Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, un joint lab che ha sede al chilometro rosso, che è promosso da Confindustria Bergamo. E che cosa vedrà? Vedrà appunto qui, e sarà nostro compito invitarvi a vederlo, da gennaio sarà attivo e funzionante proprio alla fine dello scalone del chilometro rosso, cerca di andare a, lasciatemi dire, sezionare le più avanzate tecnologie che l'Istituto della Tecnologia, un'eccellenza del nostro paese, sta sviluppando nella robotica, e cercare di applicarle, trasferirle nei settori industriali, tornando alla domanda di Matteo, che le nostre aziende percorrono, e quindi la capacità di visione, di elaborazione dati, degli occhi, dei robot che vediamo dietro la libreria di Salvatore, piuttosto che le articolazioni delle braccia o le capacità di movimento autonomo delle gambe, e in qualche modo tutta la circuitazione e l'intelligenza artificiale embedded, inserita all'interno di questo corpo robotico, deve diventare, e quindi confermo, non tanto nuova industry, ma un'evoluzione delle industrie esistenti e delle nostre anche forze. Pensiamo alla meccatronica, pensiamo alla chimica, pensiamo alla plastica e gomma, pensiamo al tessile. E quindi, diciamo, sono molto positivo e stiamo cercando tutti insieme di mettere in campo dei progetti per far evolvere le nostre industrie prevalenti e far crescere tutti verso un futuro che io sono convinto, insomma, con Salvatore, penso anche con voi giovani, resto profondamente, razionalmente ottimista, un futuro migliore. Tra l'altro, sul tema dei progetti, Giacomo, so che avete anche in essere, diciamo, questi working group, dei tavoli sull'innovazione post-Covid, magari anche su questo, se hai piacere di raccontarci qualche esempio, qualche progetto. Ecco, su questo poi appunto vi racconto qualcosa, e ho piacere di avere anche un commento di Salvatore. Confindustria Bergamo si è accorta, avete forse letto sui giornali, vi do qualche informazione in più, dall'inizio della pandemia, dai primi giorni di marzo, che c'erano due tensioni forti nelle nostre aziende, in tutte, devo dire in tutte, associate e non associate a Confindustria Bergamo. La tensione di essere utili, quindi di fare qualcosa di utile in una situazione che di minuto in minuto appariva, era, e poi sulla nostra pelle abbiamo sentito come gravissima, e dall'altra parte, in uno spirito correttamente imprenditoriale, l'intuizione che da questa crisi potevano nascere opportunità di business e di differenziazione del proprio pacchetto di prodotti. Su questo, su questa combinazione di due forze, sono nate, e di questo avete letto, le filiere sulle mascherine e sui camici, che hanno coinvolto aziende che hanno fatto due passi, devo dire, giganteschi. Uno, quello di
addentrarsi in settori industriali che non conoscevano. Questo, diciamo, fa parte un po' del DNA dell'imprenditore, però non è uso farlo con questa rapidità. Ma l'altra cosa ancora più importante, torniamo ai temi di prima, connettersi con aziende che magari sono vicine di casa, ma con i quali non si era stato mai una relazione di business. Allora, la filiera, nell'esempio delle mascherine, che parte da plastic, che produce plastica, e radici, che produce anch'esso plastica, ma due differenti tipi di plastica, che solo insieme potevano creare quel filtro che passava il vaglio dell'Istituto Superiore di Sanità. La capacità di confezionamento di un'azienda come Santini, di tessitura, e la capacità di poi protezione che Minipactor ha creato con dei sacchetti dedicati, e la sterilizzazione che un'altra azienda come Steris ha messo in campo con dei raggi gamma in delle installazioni che rendevano queste mascherine poi alla fine non solo filtranti ma anche sterili. Ecco, questa filiera in 20 giorni si è creata. E su questo anche altri fattori di nuovi business e di soluzioni. Pensiamo a tutto il tema degli uffici e fabbriche sicuri, dalla sanificazione con nuove tecnologie alla segnalazione di distanza con delle app o dei dispositivi che si indossano e che diciamo segnalano il rispetto del distanziamento sociale. Allora, abbiamo censito come Confindustria Bergamo, dopo l'esperienza delle mascherine di Camici, anche tutti tanti altri spunti, dal rispetto dei protocolli anti-Covid per rendere fabbriche e uffici sicuri a completo tessuti che possono essere antivirali e antibatterici. Su questo Albini, Directa Plus hanno sviluppato con una rapidità e una capacità di ecosistema e di connessione con altri attori e di interlocuzione nuova e più rapida col mondo della ricerca e di anche capacità di interloquire con la burocrazia più leggera. Ecco, si sono creati dei piccoli miracoli. Dureranno tutti? Saranno tutti di grande successo? Non credo. Sono stati però certamente per tutti una grande palestra e rimarranno nella storia di Bergamo, diciamo, come un momento in cui si è fatto impresa in modo differente. E su questo sono curioso di sapere cosa ne pensa Salvatore e poi tutti voi sempre scrivendoci. Guarda, non rubo altro tempo, nel senso che sei stato impeccabile, hai tracciato il disegno di quello che dovrebbe essere la normalità e che purtroppo non era la normalità. Però di fronte ad un evento totalmente atipico dove il nemico era là fuori e colpiva tutti alla stessa maniera, abbiamo fatto squadra. Ecco, la normalità dovrebbe essere che dobbiamo continuare a fare squadra. Bergamo poi è particolarmente una città che ci regala delle grandissime soddisfazioni, perché è una città che sa fare gruppo quando serve, lavora in filiera moltissimo. Oggi le filiere sono l'elemento vincente e nel caso del Covid lo abbiamo visto. Le filiere sono molto più allungate però e toccano il fornitore che sta a Singapore con quello che sta in Brasile e bisogna accelerare la capacità di collegarci con il resto del mondo. Quindi, bellissimo esercizio fatto, lo diceva bene Giacomo sull'onda dell'emergenza. Si può costruire tanto di più e la digitalizzazione in logica aperta ci potrebbe portare ad essere catalizzatori di competenze, restituendo all'Italia il ruolo che si merita. A me piace, come posso dire, un po' l'ottimismo che traspare da questa Fare più chiacchierata. questo mestiere, Matteo, sei condannato ad essere ottimista perché chi innova guarda qualche anno avanti e quindi non puoi non pensare che andrà tutto bene in qualche modo, o perlomeno che ti porterai a casa qualcosa di nuovo, sia esso un prodotto oppure una conoscenza in più, anche se poi le cose non sono andate come ti aspettavi. Questo.
Però ecco, secondo me è un aspetto importante che, come dicevi tu, giustamente poi accompagna quello che è il processo innovativo che nasce sostanzialmente da una voglia e da un'urgenza di fare qualcosa di positivo e di imparare dalla difficoltà, per cui di far diventare opportunità quello che a prima vista è un ostacolo da superare. Poi questo è chiaro che sono belle parole ed è facile fare la filosofia, però il nostro territorio bergamasco ha saputo poi dimostrare fattivamente che questo approccio si può e si deve avere. Posso approfittarne, Matteo, visto che parliamo ai giovani di Confindustria e non possiamo che approfittare di voi giovani. Portatevi a casa da questa chiacchierata, da questo periodo, da questa esperienza che tutti stiamo facendo, il senso di urgenza. Io spesso racconto che l'unica cosa che è costante in un processo di innovazione è il cambiamento. Quindi non rilassiamoci su quello che sappiamo fare, sentite sempre l'urgenza di capire cosa ancora dovete fare. Questo è il messaggio che mi farebbe piacere vi portaste a casa. Allora, io stavo guardando diciamo nella Q&A, abbiamo una domanda che vi propongo. Allora, come fa un piccolo medio imprenditore a capire se la sua impresa sia pronta o meno ad abbracciare il cambiamento cavalcando l'onda? Per cui questa domanda sostanzialmente ci pone un quesito. Quali sono le dinamiche culturali che fanno in modo che un'impresa capisca effettivamente come cambiare, come ammodernarsi e come riuscire soprattutto a trasferire questa urgenza, questa voglia di rinnovarsi a tutto il team interno ed esterno. Posso cominciare io, poi ti passo la Vai. palla. Io direi a tutti gli imprenditori di guardarsi intorno e chiedersi quanta diversità hanno in azienda. Siete tutti tecnici che vengono dallo stesso settore, dallo stesso paese, dalla stessa background culturale? Beh, è meno probabile che la diversità penetri nel vostro sistema. Cominciate ad assumere gente che viene da discipline diverse da quelle alle quali siete abituati. Cominciate a mettere in casa programmi di scambio con aziende con le quali non avevate pensato di parlare. Mandate la gente, lasciate dello spazio, del tempo libero alle vostre persone, torneranno a casa con più idee, ma poi, una volta che le hanno portate a casa le idee, lasciategli anche lo spazio di farle arrivare queste idee, perché troppo spesso succede che in azienda ci si cali in un ruolo fatto di 8, 10, 12 ore lavorative, perché poi si lavora tantissimo, e non ci sia spazio per fare niente fuori dagli schemi. Ecco, lasciate alle vostre persone la capacità di essere esposti a cose diverse da quelle che normalmente fanno, e quando hanno un'idea, lo spazio per farla salire in qualche modo. Condivido, mi attacco anche alla riflessione che Matteo, visto, ha fatto Alessandro Airoldi, il vostro presidente, sulla chat, quando poi non si è più giovani, dove si trova l'energia per gestire questo cambiamento. Ecco, veniva proprio anche a me questa riflessione, per completare la riflessione di Salvatore, sul metodo, cioè come si fa a iniziare e come si fa a continuare. Secondo me, dandosi un metodo, e anche affidandosi a metodi terzi. Ovviamente il mio consiglio è cominciare a richiederci l'assessment digitale di cui vi parlavo prima, che è un, diciamo, approccio terzo, un dialogo strutturato che vi può dare, come dire, un stimolo e un ingaggio al cambiamento, identificando quelle che sono le aree meno forti e anche facendo una corretta autocritica. E poi, per rispondere anche ad Alessandro, usare per continuare dopo questo ingaggio, per esempio fatto con l'assessment svolto col Digital Innovation Hub Lombardia, andare a cogliere le occasioni che ci sono sul territorio. Iscrivetevi a un consorzio come Intellimec, che vi costringe a confrontarvi con vostri pari, anche competitor, in questa logica di apertura. E non vi dico andate in Germania e, imparando il tedesco, iscrivetevi a un Fraunhofer lontano con aziende che non frequentate. Abbiamo qui
una realtà potente, locale, come il consorzio Intelimec, che vi permette di conservare questa energia e questa curiosità. E poi, e su questo sono sicuro che Salvatore è d'accordo, l'europrogettazione, o la R moscia, quindi è difficile, diciamo i bandi europei, ok? Il bando europeo non è un finanziamento e basta. Il finanziamento può essere, nel caso raro in cui si vinca, una ottima possibilità di rafforzarsi, ma è soprattutto un metodo che costringe, e quindi fatelo e chiamateci su questo, no? Il chilometro rosso, tutto il sistema Bergamo a vostra disposizione su questo, vi costringe a scrivere l'innovazione, a confrontarvi con soggetti industriali terzi e a colloquiare col mondo della ricerca in un mondo fattivo e progettuale. Già solo entrare nella logica dei working package, dei pacchetti di lavoro sull'innovazione, che assomiglia molto al lavoro che sta facendo la normativa tecnica, la nuova norma sull'innovazione ISO 5602, in qualche modo, rispondendo ad Alessandro, dopo l'ingaggio iniziale, Intelimec, la progettazione europea, sono delle palestre continuative che vi permettono di tenere botta sull'innovazione. Tra l'altro il tempo sembra ideale, visto che siamo all'inizio del nuovo ciclo di programmazione, con tutta una serie di novità anche negli strumenti per avvicinare, insomma, il mondo dell'industria e dell'impresa a questo tipo di approccio molto molto tecnico e molto molto, come stavi suggerendo tu, guidato all'interno di format e schemi. Tra l'altro la gestione proprio del talento in azienda sarà l'oggetto del prossimo Virtual Tips, dove avremo ospiti Carlo Paganessi, che è l'HR manager di Radici Group, e Stefano Tomelleri, che è un sociologo, professore all'Università di Bergamo. Quindi anche questo aspetto del saper sfruttare le proprie risorse, il proprio talento, diventa assolutamente necessario per tirare fuori, per spremere al massimo quello che è il potenziale innovativo di un'azienda. Abbiamo un'ulteriore domanda che ci chiede se in un'ottica del futuro saremo in grado di avere delle tecnologie predittive rispetto all'eventuale nuovi scenari tipo il Covid o quant'altro. La domanda che sta sotto è se l'intelligenza artificiale, data analytics, big data e quant'altro hanno un po' fallito in questo senso, per cui non ci hanno poi permesso di anticipare quello che sarebbe potuto essere lo scenario e la diffusione della fantasia, o invece non sono, sono tecnologie che non sono ancora mature o forse non sono così adatte per prevenire simili scenari o simili disastri, laddove ovviamente è ovvio che nessuno ha la sfera di cristallo, quella sarebbe la tecnologia più utile e più bella per tutti, insomma, ma non siamo nella scienza, siamo nella fantascienza. Dunque, provo a rispondere, ovviamente neanche io ho la sfera di cristallo. Posso dirvi però sicuramente che è una tecnologia che non è matura ancora e che va, su cui bisogna lavorare. Quindi l'opportunità enorme che ci offre è che queste tecnologie diventeranno sempre più mature, e oggi c'è ancora spazio per fare tantissimo, per tutti, studiando questi meccanismi. È successo che... se avessimo avuto un modello predittivo di diffusione di un virus su base planetaria, probabilmente all'inizio avremmo anche avuto delle informazioni sporche, perché è nato in un luogo dove, ricordiamo, negli ultimi mesi del 2019 le informazioni non erano moltissime. Questo probabilmente anche nel migliore dei sistemi di modellizzazione della diffusione del virus avrebbe generato un po' di difficoltà nella produzione di dati efficaci. Quello che però è funzionato moltissimo, cioè se noi non avevamo capito la velocità e la virulenza del virus all'inizio, quello che siamo stati capaci di fare con una straordinaria velocità è la mappatura del genoma di questo virus, che è venuto fuori nel giro di poche settimane
e grazie alla collaborazione di centri di ricerca che erano su tutto il pianeta, perché dalla Cina è arrivato in Europa, è andato negli Stati Uniti, si è creata di nuovo l'effetto rete, cioè messi assieme siamo più forti, avevamo di nuovo un nemico comune, e sul piano della ricerca alle cure contro il virus, la mappatura del genoma è arrivata velocissimamente, non si è mai visto nella storia dell'uomo un vaccino che in meno di 18 mesi fosse pronto per essere messo sul mercato. Se succederà che alla fine di quest'anno avremo un vaccino, noi avremmo generato da marzo a dicembre, in 9 mesi, un vaccino che con una capacità di fare sistema e fare squadra che non si era mai vista sul pianeta. I modelli matematici vanno sistemati, vanno limati, vanno testati, i dati devono essere disponibili e non lo erano. Quindi la mia risposta è: siamo ancora all'inizio di una grande rivoluzione, ma sono convinto che la rivoluzione arrivi, e quindi non credo che non siano adatti i sistemi, credo che non siano abbastanza preparati i modelli e chi quei modelli li deve gestire. Aggiungo solo, seguivo la manifestazione Book City, purtroppo sempre in digitale in questi giorni, e c'è stato un intervento di un economista dell'MIT che si chiama Acemoglu, Daron Acemoglu, che è abbastanza un guru sull'innovazione, che in effetti, e quindi diciamo concordando sul fallimento dell'intelligenza artificiale e anche però su quanto altre tecnologie ci hanno aiutato in questi momenti, l'economista del MIT diceva che molte misure oggettive ci dicono che questo, non il 2019, questo semestre è uno dei periodi più innovativi della storia dell'umanità. Non solo migliorano i prodotti di consumo o i processi produttivi, ciò che è più importante, dice sempre l'economista, è che stiamo migliorando gli strumenti per fare scienza, gli strumenti nelle mani di uno scienziato, e direi anche di un imprenditore o di un tecnico in un'industria, che può accedere alla conoscenza accumulata in centinaia di anni con un clic su un bottone. Qua è un po' semplificato, però per dire, ragazzi, per esempio l'industria smart working che citavamo prima, che si è costruito con 10 anni di investimenti sull'industria 4.0 e su rendere le macchine intelligenti, e su a mettere dei software come il MES capaci di gestire queste macchine più intelligenti, e prima si è costruito con logiche lean o di qualità, mettendo a puntino, eliminando gli sprechi. Allora, con 20 anni di lavoro, oggi siamo capaci, e il Covid ce lo permette, se vogliamo, di sganciare la potenzialità costruita in 20 anni, per esempio remotizzando la produzione, che è qualcosa che diciamo si vedeva nei film e che oggi è possibile. Una macchina e una fabbrica che uomo più macchina oggi costruisce i nostri oggetti, che vengono poi esportati in tutto il mondo, e che si può addirittura controllare da remoto. Ecco, quindi direi che ancora una volta è vero che la tecnologia non è la soluzione a tutto, e certe tecnologie non sono ancora mature, ma questo momento ci fa vedere ancora una volta chi era più pronto gode di più, ci fa vedere il potenziale di tecnologie che abbiamo costruito in questi ultimi anni. Siamo stati bravissimi, abbiamo rispettato i 60 minuti promessi all'inizio. Se non ci sono altre domande da parte del pubblico, io magari concludo ringraziando tantissimo Giacomo e Salvatore per gli interessanti spunti e le interessanti visioni che hanno condiviso con noi. Vi ricordo il prossimo appuntamento del 3 dicembre con il nuovo webinar di Virtual Tips, e vi saluto tutti. Grazie di nuovo Giacomo e Salvatore, e a presto. Grazie a voi.